Buongiorno, benvenuti nella nostra chiesa di Scalon. Ringrazio la presenza di Leandro Maggi per la voce di Rovigo e Rovigo in diretta e ringrazio anche i giornalisti Enrico Garbin per il Gazzettino e Gwendalina Ferro per il Resto del Carlino che oggi si sono presi il tempo di venire con noi a condividere questa gioia. Vi presento le persone che abbiamo invitato, che sono il vice sindaco, ecco, Doriano Mancin per l'amministrazione, l'architetto Elia Alberto che ha curato tutto il lavoro, l'impresario Mauro Cecchetto, per la ditta Poli Edoardo, per la ditta Tumiati Impianti. La parola la lasciamo al parroco che ci prova a esprimere tutta la gioia di questa conclusione di lavori. Ecco, la gioia proprio è la parola più bella. Ringrazio per questa occasione che mi viene data, prima di tutto per ringraziare il Signore, perché qua siamo nella casa del Signore e della patrona di Portoviro. Ecco, un'occasione molto bella, oltre che ringraziare il Signore, ringraziare le persone presenti, dietro di loro le imprese, operai, che in questi mesi hanno lavorato e hanno reso così bella la chiesa, la casa della patrona. È un sogno che si realizza, perché io 6 anni fa, quando sono venuto qua, la prima festa della patrona, sentivo dentro di me, dice, mamma mia, si potrebbe rendere un pochettino più bella questa chiesa qua. E questo sogno oggi lo vedo realizzato, per cui provo una grande gioia dentro. Di nuovo voglio ringraziare chi ha lavorato per le attenzioni, alcune persone dovrei nominarle proprio. Ringrazio tutte le persone, i parrocchiani, che sono stati vicini con la preghiera, ma anche con gli aiuti, perché quando si fanno questi lavori c'è bisogno di chi anche dà il suo aiuto, anche economicamente. Ringrazio in modo particolare l'amministrazione, che è rappresentata qui dal nostro carissimo Doriano, perché sempre ha avuto, da quando abbiamo cominciato i lavori, grande attenzione anche per questa nostra chiesa, e dopo le altre chiese di Donada e San Bartolomeo che erano diventate belle, ecco, mancava solamente la nostra. Ecco, allora ho realizzato questo sogno e lo affidiamo proprio al Signore. Questo luogo rinnovato e reso così bello diventa l'occasione anche per la gente di ritrovarsi insieme, per rendere più salde anche le relazioni tra la gente, e immagino proprio che diventi anche un luogo dove maggiormente, perché la bellezza di un ambiente, la bellezza di un luogo sacro aiuta e favorisce anche la preghiera, l'innalzare la nostra lode al Signore. Lodo il Signore insieme con voi. Prima di dare la parola a coloro che hanno messo davvero mano alla nostra Chiesa, desideriamo ringraziare la Conferenza Episcopale Italiana per il contributo che abbiamo ricevuto dall'8 per 1000. Abbiamo presentato un lavoro che valeva 234.000 euro circa, siamo stati finanziati per 164.000 euro. Poi, come scoprirete, i lavori hanno avuto un aumento, abbiamo deciso di fare altre opere, quindi l'ammontare finale del costo si è elevato grandemente, e qui, grazie al contributo di tutti i fedeli e delle persone che ci vogliono bene, speriamo di giungere a conclusione anche del pagamento. Allora la parola all'architetto. Io ho ricevuto l'incarico di seguire il progetto per la manutenzione straordinaria di questa chiesa dagli uffici della Curia Vescovile. Il responsabile unico del progetto è il vicario vescovile Don Francesco Zenna, e devo dire che anche il vescovo, Sua Eccellenza Adriano Tessarollo, è stato presente sia nella fase progettuale ma anche nella fase esecutiva, perché ha voluto anche con la sua presenza e il suo contributo essere appunto protagonista in qualche modo delle scelte che hanno guidato questo progetto. In sostanza i lavori hanno riguardato gli esterni della chiesa per la manutenzione straordinaria del tetto e delle facciate.
avevamo una situazione a livello di tetto piuttosto compromessa, con parecchie infiltrazioni d'acqua che avevano deteriorato all'interno soprattutto la parte dell'entrata e in alcune zone le navate, delle navate laterali. Era causato dalla mancanza di un'impermeabilizzazione sotto il manto di copertura e dalle lattonerie dei canali di gronda che non erano sufficienti a raccogliere e evacuare tutta l'acqua piovana, soprattutto negli ultimi anni quando abbiamo quelle cosiddette bombe d'acqua, quindi in poco tempo una grande concentrazione d'acqua. All'interno i lavori hanno essenzialmente riguardato la ridipintura di tutto l'interno della chiesa, pareti e soffitto. Abbiamo ritenuto che i decori della chiesa non debbano distrarre dal significato autentico del luogo e nello stesso tempo abbiamo cercato una soluzione raffinata ed elegante, pur stilisticamente molto, molto semplice. Voglio riprendere un attimino la parola per sottolineare l'attenzione del Vescovo e di Monsignor Francesco Zena nel procedimento dei lavori, perché da subito il Vescovo ha accolto questo mio sogno e l'ha fatto suo ovviamente, ma ha dimostrato come sempre in queste cose una grande passione, una grande attenzione. Anche lunedì lui è passato di qua, io voglio ringraziarlo anche pubblicamente, così pure anche Don Francesco Zena che ha seguito con tanta attenzione i lavori. Mauro, tu che hai messo mano direttamente a tutta quest'opera, che cosa ci dici? Come sono andati questi lavori? Noi siamo stati semplici esecutori materiali di tutte le direttive e il lavoro è andato bene in quanto c'era coordinamento, c'era in sinergia, ci si capiva e quindi è diventato facile eseguire tutte le opere. Ai nostri occhi splende tantissimo tutta la vetrata, questa mattina penetra una luce bellissima. Allora Edoardo, come li avete pensati questi vetri, come è stato realizzato questo progetto? Io sono Edoardo e rappresento la ditta Progetto Arte Poli, e un atelier veronese, e diciamo volevo partire dalle vetrate di facciata per poi andare man mano per le vetrate di navata per finire all'abside e concludere diciamo tutto un percorso artistico che è stato pensato dal maestro Albano Poli. Le tessere utilizzate vengono sabbiate per ottenere ulteriori sfumature al fine di interpretare al meglio il bozzetto concordato con la committenza. Tutte le vetrate sono state rilegate Tiffany, è uno stile nato nei primi del Novecento che consente di interpretare al meglio dei bozzetti astratti o comunque contemporanei. Ma come potete pensare, oltre che la luce dall'esterno, ci vuole anche una luce all'interno della chiesa. Allora, per questo la ditta Tumiati Impianti, con Pier Damiano, ha progettato anche l'illuminazione. La progettazione è stata verificata a Firenze da uno studio che si occupa prevalentemente di chiese. È stata fatta una relazione iniziale, è stata presentata alla sovrintendenza, quindi approvata. Le lampade sono state sostituite dai precedenti proiettori a scarica che erano quasi industriali a delle lampade più piccole a LED con risparmio energetico e anche con una corona LED che si trova adesso sul soffitto al posto dei neon alta tensione che c'erano prima. Quindi è stato fatto un lavoro sopra il soffitto per togliere tutti i cavi vecchi, le tubazioni vecchie, è stato rifatto utilizzando gli stessi punti luce che c'erano prima, però con dei binari che hanno permesso di parzializzare molto la luce, permettendo degli scenari diversi, per esempio solo il soffitto, solo il pavimento, solo per le varie funzioni liturgiche o per il vario utilizzo che si vuole fare della chiesa. Ecco Doriano, allora con questo racconto abbiamo dato una casa nuova alla patrona di Portoviro e anche l'amministrazione ha fatto la sua parte. Essere qui in questa chiesa è un doppio piacere. Perché? Perché qui c'è la patrona scelta dal Vescovo quando da Contarina Donada è nata la città poi di Portoviro, si doveva scegliere una chiesa centrale al centro del paese, della città, e anche Santa Maria, madre della Chiesa, si è aggiunta a tutti gli altri patroni che abbiamo nelle altre chiese. La Chiesa aveva bisogno di un ritocco così forte, così importante,
E devo dire che diamo anche i meriti a Gian Antonio, che ormai si è battuto e adesso ha raggiunto l'obiettivo di avere una chiesa presentabile, una chiesa decorosa, una chiesa luminosa. Quindi questi bravi tecnici, queste ditte importanti che hanno lavorato sul territorio, hanno fatto sì che oggi, e avremo modo il giorno 11, caro Don Michele, perché c'è il patrono, la patrona, e ci saremo tutti ad inaugurare la chiesa, avremo modo tutti di ammirare una bella chiesa, una chiesa luminosa, ripeto, una chiesa che si abbraccia a tutti come comunità. Portoviro meritava una chiesa così, perché è ben rifinita e anche sarà ben tenuta anche del nuovo parroco, perché guardate, prossimamente avremo Gian Antonio, che è stato parroco e avrà questa soddisfazione, dice qua sono stato io assieme agli altri. Don Michele avrà poi il compito di continuare a mantenerla, a farla frequentare, e di questo non ne abbiamo bisogno di parlarne, perché loro sono veramente molto collegati alla comunità. E quindi l'amministrazione comunale, il vice sindaco, il sindaco, tutti quanti ne siamo veramente orgogliosi e felici di questo. Ecco, verso la conclusione non vorrei trascurare di nominare i due artisti per la cupola. Rimangono le finezze ancora del nostro carissimo Guido Bovolenta, è giusto che lo ricordiamo, per quanto riguarda il Cristo qui che ci sta abbracciando, abbraccia la nostra comunità, il nostro caro Liliano Tiengo, ancora viventi, ecco, e anche il crocifisso è sempre opera di Liliano, è giusto che li ricordiamo.